I contratti truffa nel settore gas ed energia sono purtroppo all'ordine del giorno e colpiscono non solo gli anziani, ma persone di tutte le fasce di età. Il metodo più utilizzato è solitamente quello dei call center, che attraverso contatto telefonico si spacciano spesso per la nostra stessa società di vendita piuttosto che per altre società a tutela del cittadino, proponendo servizi o contratti all'apparenza vantaggiosi, ma che di fatto nella realtà non lo sono. Difficilmente il nostro venditore ci contatterà telefonicamente per proporci un rinnovo del prezzo, poiché normalmente il rinnovo avviene attraverso comunicazioni scritte. Per verificare la bontà della telefonata che stiamo ricevendo è sufficiente a volte fare delle domande al nostro interlocutore per capire se è veramente in possesso dei nostri dati. Una domanda utile potrebbe essere chiedere qual è il nostro venditore, oppure chiedere qual è l'importo dell'ultima bolletta, in maniera tale da verificare se effettivamente è in possesso dei nostri dati. Un'altra cosa da evitare è quella di dire durante la telefonata dei sì secchi, che potrebbero essere utilizzati in maniera registrata e ripetuta a conferma di un contratto che mai avremmo stipulato. Avanzare azioni legali o fare denunce nei confronti della società di vendita non è sempre produttivo, perché spesso a compiere l'illecito non sono i venditori, ma delle agenzie esterne incaricate alla stipula dei contratti. È comunque importante verificare la bontà o meno del contratto subito, poiché lo stesso non è detto che sia peggiorativo rispetto a quello che avevamo prima. Non pagare le bollette non è sicuramente la soluzione migliore, poiché va trovato sicuramente un accordo con la società di vendita, ricordando che è anche possibile ristipulare un contratto con la società di vendita precedente o qualsiasi altro venditore presente nel mercato. Se ti piacciono questi video e vuoi sostenere il canale, iscriviti e attiva la campanella per non perderti le prossime novità.